Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani in un nuovo video targato iPhoneItalia.com. Ci troviamo qui con iPhone 8 in versione Red, quindi la nuovissima versione, la nuova colorazione appena rilasciata da Apple. Facciamo un rapido unboxing e andiamo a vedere subito le prime impressioni di questa nuova colorazione, che vi ricordiamo essere sempre destinata ad una buona causa, ovvero alla lotta contro l'AIDS. Iniziamo subito quindi dalla confezione, che si presenta come una classica confezione di qualsiasi altro iPhone 8 in questo caso. Quindi abbiamo a disposizione il frontale con l'immagine del dispositivo, sul retro le informazioni, in questo caso è da 64 GB, e sulle parti laterali la scritta iPhone. Allora, andiamo ad aprire questo pacchetto, iniziamo col togliere la prima pellicola, quella che appunto sigilla l'intero pacco. Andiamo quindi a rimuoverla e ci troviamo appunto ad avere a disposizione direttamente la confezione con questa finitura satinata molto piacevole. Scopriamo quindi la confezione, apriamo appunto il pacco e troviamo subito le prime informazioni, ovvero i classici manuali più una spiegazione della campagna Product Red che esiste da quasi 11 anni. Andiamo avanti, proviamo a vedere cos'altro c'è, magari mettiamo un secondo da parte tutti questi manualetti e anche per un secondo mettiamo via iPhone 8 per vedere il resto della dotazione. C'è l'alimentatore classico USB da muro, le cuffie con cavo e l'adattatore jack Lightning e il classico cavetto USB Lightning per la ricarica e la sincronizzazione. Questo è il nuovo iPhone Red con questa colorazione davvero particolare, un po' diversa dal Red degli altri anni, anche per merito del retro in vetro che dà questa finitura molto molto piacevole che tra poco approfondiremo. Stiamo togliendo appunto il cellophane, insomma la pellicola sul dispositivo e andiamo a fare la prima accensione di questo iPhone 8 Product Red. In questo caso il dispositivo ha il frontale nero, che è una cosa davvero molto molto intrigante rispetto a alla versione che avevamo visto per iPhone 7. Insomma, questo frontale nero lo rende davvero particolare rispetto al frontale bianco che avevamo visto in precedenza. Ecco che il dispositivo si è acceso, adesso continueremo la configurazione e poi subito le impressioni sulla colorazione di questo dispositivo. Ed ecco la colorazione Product Red su iPhone 8, colorazione che sul retro appunto è lucida grazie appunto al vetro e che sulla parte del frame laterale risulta satinata, opaca, molto molto piacevole. Tutto questo regala un feedback molto molto bello alla vista e chiaramente al tatto, così come quello di tutti gli altri iPhone 8 con questo retro particolare. Per quanto riguarda la colorazione, vi dicevo, è un po' particolare perché con forti luci diventa questo rosso molto acceso, mentre con luci un po' più moderate diventa questo bordeaux, insomma questo rosso un po' più spento, che è comunque molto molto elegante. Il dispositivo è esattamente un iPhone 8 a tutti gli effetti, a livello hardware, a livello software, a livello di connettività, non cambia assolutamente niente, solo la colorazione, perché appunto si affaccia a questa iniziativa chiamata Product Red, che esiste da 11 anni, che ha contribuito alla lotta contro l'HIV, AIDS, e che ha finanziato appunto la ricerca. Questo dispositivo quindi per ogni acquisto andrà a devolvere fondi per quanto riguarda questa battaglia, quindi è un doppio vantaggio avere un iPhone con una colorazione esclusiva e anche aver contribuito. Parlando invece di prezzi, dettagli, specifiche, tutto resta invariato con iPhone 8. Si può acquistare questo Product Red a partire da 839 € per quanto riguarda la versione 64 GB da 4,7 pollici, quindi non la versione Plus, e si parte poi da 949 € per quanto riguarda iPhone 8 Plus per questa colorazione, così come per tutte le altre colorazioni. Noi abbiamo apprezzato davvero tanto questa nuova colorazione, ci piace molto, anche se ci siamo trovati appunto a provarla davvero per poco tempo, la analizzeremo in modo un po' più approfondito nei prossimi giorni. Comunque sia, questo iPhone 8 è davvero molto molto particolare, la finitura Red lo rende davvero interessantissimo e ovviamente esclusivo. Oltre a questo c'è anche da considerare appunto il
il vantaggio di aver contribuito a questa causa. Per quanto riguarda quindi le impressioni, ci si trova davvero bene con questo dispositivo e noi non possiamo fare altro che sicuramente farvi una gallery approfondita nell'articolo che troverete online su iphoneitalia.com con tutti i dettagli approfonditi appunto a livello fotografico. Io vi ringrazio per aver visto questo video, da Francesco Siciliani è tutto, noi ci rivediamo con i prossimi video sempre su iphoneitalia.com. A presto e buona giornata!